In 16 piazze italiane, forze dell'ordine e vigili del fuoco hanno protestato per la sospensione del bonus governativo di 80 euro in busta paga, una decurtazione che ha innescato la rabbia dei sindacati. Noi a Villa San Giovanni siamo tornati nuovamente dopo febbraio, marzo, dove avevamo fatto già le prime proteste. Perché negli ultimi giorni ci sono stati degli incontri al Dipartimento e non sono state mantenute le promesse. Quale riordino delle carriere, quale rinnovo del contratto, anche il bonus che è stato tolto ai vigili del fuoco e la risoluzione Fiano che prevede la stabilizzazione del personale precario e anche ulteriore assunzione del personale che è già in graduatoria. Perché ricordiamo, secondo gli standard europei dovremmo essere un vigile del fuoco ogni 1.000 abitanti, invece oggi siamo ancora uno ogni 15.000 abitanti. Come sempre, dopo i riflettori accesi da quello che è successo al terremoto, dopo Rigopiano, purtroppo, perché noi non vorremmo che accadessero queste situazioni per essere al centro dell'attenzione, perché noi siamo sempre in emergenza tutti i giorni. E con il passare del tempo l'emergenza ormai è diventata continua, perché la morfologia del territorio è cambiata e i vigili del fuoco sono di continuo in emergenza e con tantissime criticità. Protagonisti nelle emergenze, eroi nazionali da tutti encomiati, ma oltre la medaglia chiedono più attenzione e maggiore tutela. Noi a questa situazione non ci stiamo più ormai e continueremo a protestare fino a quando verremo rispettati per il lavoro che noi svolgiamo. Ricordiamo che non abbiamo un'assicurazione INAIL, non abbiamo il riconoscimento della categoria particolarmente altamente usurante che tutti i vigili del fuoco negli anni, nell'arco degli anni, anche dopo i pensionamenti, questa categoria usurante si ripercuote sulla salute dei lavoratori, perché andiamo ad inalare fumi, sostanze, andiamo ad lavorare in situazioni veramente di pericolo, dove non è che siamo preparati, prendiamo quello che ci capita, non sappiamo mai quello che andiamo ad affrontare.